Siamo qui dall'amico Meteo Brollo, com'è la situation? Ciao Andrea, ciao a tutti, la situazione è in rapido miglioramento come da previsione, la perturbazione è stata abbastanza incisiva in alcune zone, molto meno in altre, ma naturalmente è in rapido divenire. Sarà più che altro il centro sud Italia che avranno le maggiori conseguenze nei prossime 48 ore, mentre il nord Italia già si è liberato nel pomeriggio dalla nuvolaglia grazie all'intervento del vento di libeccio molto forte che tra qualche ora diventerà vento da nord, quindi tramontana un pochino tesa e sarà bora domani. Quindi ci aspettiamo sicuramente, come ho già detto, un netto miglioramento delle condizioni climatiche, però naturalmente avremo anche un abbassamento delle termiche che si porteranno lentamente entro le medie del periodo, almeno le minime. Per quanto riguarda invece le temperature massime, saranno di nuovo in aumento, specie da lunedì in poi, quando una nuova rimonta anticiclonica di stampo azzoriano prenderà ancora il posto del maltempo. Al momento quindi il maltempo è stato solo una toccata e fuga, nulla da vedere rispetto ai canoni autunnali a cui eravamo abituati circa 10-15 anni fa. Non abbiamo più le condizioni perché le perturbazioni entrino nel Mediterraneo copiose e dispensino poi quelle piogge che sono e sono sempre più necessarie, quindi ovviamente piogge e anche le nevicate. Piove troppo poco e naturalmente pioverà ancora meno nei prossimi 10 giorni, anzi probabilmente saranno ben poche le occasioni per vedere piogge. Quindi davanti a noi avremo ancora giornate praticamente belle, stabili e naturalmente anche abbastanza calde in alcune zone. Ovvio ci aspettiamo la formazione delle nebbie che sono consone al periodo, nebbie e nubi basse. Quindi per il momento accontentiamoci di questa poca acqua caduta, è già qualcosa rispetto a prima, ma naturalmente le condizioni non sono quelle che noi dovremmo aspettarci in questo periodo dell'anno. Ciao a tutti ragazzi!